Pistoia, città capitale della cultura 2017, per la 38esima edizione del Rally, valido come ultima prova della Coppa Italia di Zona 3, ha aperto il centro città e tutto il mondo collegato all'evento, oltre ad un numeroso pubblico, ha accolto con gioia il cambio di direzione voluto dalla rinnovata giunta comunale. La gara, organizzata da Pistoia Corsa in collaborazione col locale Automobile Club, è tornata a farsi abbracciare nel centro cittadino dopo 25 anni di assenza, con partenza arrivo in piazza Gavinana e riordino notturno in piazza Duomo, e come spesso succede in questi casi ha suscitato entusiasmo e soddisfazione. La vittoria ha sorriso Roberto Cresci e Fabio Ciabatti, aretini di Bibbiena, unici a bordo di una VRC, che hanno annichilito gli avversari, e solo un problema in assistenza e relativa penalità non ha permesso loro di primeggiare con ampio distacco. Cresci aveva preso subito il largo sabato, due passaggi a Sanripoli ed altrettanti al San Baronto, arrivando a segnare un vantaggio di oltre 48 secondi su Tognozzi Pinelli, Skoda Fabia R5, ma il margine si è azzerato domenica mattina per un ritardo al controllo orario dell'assistenza, dove hanno sostituito la gabbia del semiasse anteriore destro. Scalati al secondo posto, i due aretini non si sono persi d'animo e, riprendendo il ritmo delle prime prove, hanno ribaltato la situazione, tornando nuovamente al comando a due speciali dalla fine e festeggiare così il successo nel mare di folla pistoiese accorso in centro città. Secondo assoluto è giunto Gabriele Tognozzi, che è tornato sul podio alla sua seconda esperienza con la Fabia R5 dopo la vittoria primaverile nel Val di Nievole. Un podio completato da Gasperetti Ferrari, Renault Clio R3T e vincitori del 2016, che a causa di problemi all'impianto frenante hanno dovuto rimontare in progressione dalla 14esima posizione dopo la prima speciale. Il loro terzo posto è di assoluto spessore. Sfortunati Pinelli e rientrante Moricci, ambedue su Ford Fiesta R5. Per Pinelli doppia delusione, perché dopo una gara di vertice si è dovuto fermare sull'ultima prova per un guasto alla pompa benzina, vanificando ogni possibilità di scalata al titolo regionale 2017. Per Moricci invece l'epilogo in gara è stato rallentato da problemi ai freni, che gli hanno fatto perdere la terza posizione, relegandolo in decima. Positivo ed in progressione Brunero Guarducci, con migliorati alle note sulla Hyundai i20 R5. Anche per il pratese avvio sofferto e gara in rimonta, che lo ha portato a chiudere quarto assoluto e secondo in Coppa Italia di Zona 3. Partecipante in ottica Coppa Italia l'avvocato sardo Maurizio Diomedi, in coppia con Mele, arrivato a Pistoia per onor di firma e titolo già in tasca. Ma dopo tre quarti di gara passati con problemi di temperatura si è dovuto ritirare per rottura di un semiasse. Regola del 5 per il campione regionale in carica Luca Artino, col Fido Gabelloni sulla Skoda Fabia. 5 il numero di gara, 5 i mesi della figlia Ginevra con spazio dedica sulla vettura ed altrettanti quelli senza guidare in gara. Il quinto posto finale, sebbene non sia la ciliegina sulla torta, si spera chieda un periodo travagliato, vieppiù consolidato dall'incontro ravvicinato con un animale vagante sabato sera, che molti, sbeffeggiando il pilota di Lamporecchio, dicevano fosse una chicane, ma che il camera car ha evidenziato in modo netto, chiudendo sterili polemiche. Per Artino una gara tutta in salita e senza ritmo nelle fasi iniziali, col peso della pressione per fare il risultato ad ogni costo e tentare di rivincere quel campionato regionale che ora è solo una chimera. Notevoli le prestazioni di Scorpioni, Peugeot Super 2000 e sesto assoluto, di Corti Catalano, settimi al traguardo e all'esordio con la Clio Williams della Jolly Racing Team, e di Daniele Campanaro, Citroen C2 K10, neopresidente della nascitura Mack Racing, ottavo alla fine, il miglior risultato di sempre con Irene Porco al suo fianco. Infine Pierotti Milli, noni e vincitori sia della classe R2B sia del titolo regionale di categoria. È mancato invece al traguardo Simone Lenzi, fermato dalla rottura del motore alla sesta prova,
e il ritiro immediato, solo 3 km, per la Mitsubishi R5 dei fratelli Giordano, che dovrebbero imbastire una serie di test, magari con un professionista, per far risalire volontà e decisioni in quei piloti interessati ad utilizzarla. Tra 2 settimane tutti al Maremma, 41esima edizione, una gara storica del panorama rallistico toscano. Rally Città di Pistoia è alla 38esima edizione continuativa, quindi un contatto che è sempre rimasto. Ovvio che la ripartenza dal centro è un segnale importante che continueremo nel tempo, continueremo in futuro, portando anche delle manifestazioni collaterali, se possibile, di contorno al rally stesso, per promuovere, portare lavoro, sviluppo e turismo nella città di Pistoia. E a tutte queste persone vorremmo dargli in futuro l'accoglienza migliore, portandole anche dei suggerimenti per quanto riguarda il turismo e la cultura del nostro territorio, non solo della città ma anche della collina e della montagna. Quest'anno, che è in cui Pistoia è la capitale italiana della cultura, abbiamo cercato di ricordare a tutti i pistoiesi anche questo aspetto della loro cultura, perché qui abbiamo la città dei vivai, ma abbiamo anche la città della metalmeccanica, con grandissimi apporti all'automobilismo che sono stati dati da tecnici, da artigiani e sportivi. E mi riferisco all'ingegner Chiti, ma mi riferisco a un artigianato che ha dato vita alle officine San Giorgio e poi dopo a quella che è stata la Breda, oggi Itachi. Quindi diciamo che per i motori Pistoia ha una sua cultura, e avere così voluto ricreare questo legame, secondo noi ha trovato nell'espressione della presenza della Mille Miglia, dell'Expo, Auto Expo e di queste gare riportate all'interno della città, ha voluto essere l'espressione di un connubio che per noi è storicamente valido. Noi siamo sempre presenti, tanto che oggi nello stesso comune abbiamo la gara internazionale di ciclismo Trofeo del Rosso, che viene organizzata dal comune di Montecatini ma passa nel nostro territorio per 4 volte, e il Rally Città di Pistoia, che a noi ci fa tanto onore avercelo, e vorremmo fare di tutto per portarlo anche nel comune di Serravalle sempre di più. Anche perché lo sport fa un connubio di promozione, sport, cultura. Sicuramente, se ne parlava adesso con alcuni dirigenti, che ovviamente portare tanta gente così in un territorio porta turismo, porta entrate per i commercianti e porta sicuramente anche la cultura, come è stata portata qui a Pistoia nell'anno della cultura. Siamo partiti subito bene ieri con il piede giusto e abbiamo costruito un discreto vantaggine sulle 4 prove di ieri. Avevamo un vantaggio di 48 secondi, poi stamani al primo parco assistenza, dopo prima 15 minuti prima di uscire, per fortuna i ragazzi si sono accorti che si era rotta una gabbia di un semiasse, e per cui era obbligo sostituirlo, perché sennò altrimenti sarebbe stato un disastro. Abbiamo pagato 6 minuti di ritardo e quindi il conseguente minuto di penalità ha azzerato tutto il margine costruito ieri, anzi siamo partiti con un meno 12 che ci ha consentito purtroppo di ricostruire tutto da stamani. Ci siamo rimboccati le maniche come siamo abituati a fare e siamo partiti a testa bassa. La gara non è stata facile stamani perché le 2 prove sono molto, molto impegnative, poi si sono sporcate molto, però macchina fantastica, i ragazzi del team sono stati veramente bravi per farci ripartire in tempi rapidi. Il mio Ciabatti si è comportato benissimo nonostante la non perfetta forma fisica, quindi vittoria assoluta, direi meritata, siamo qua e ora ce la godiamo. Allora, un recupero fantastico, inaspettato.
Sì, diciamo, siamo stati bravi. Non è stato semplice, perché anche per me risalire dopo 3 mesi su una macchina del genere non è facile. Ho messo un po' di tempo per prendere il ritmo, però ce la siamo cavata bene, siamo contenti. Ci voleva un assoluto, siamo proprio contenti, ce lo godiamo tutto. La gara di casa abbiamo deciso di prendere una macchina, insomma, un po' più performante, e siamo molto contenti perché abbiamo avuto un po' di problemi, ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo spento la macchina in inversione, abbiamo perso tanto. Però poi abbiamo recuperato, la squadra qui ha lavorato bene, perché comunque i piazzamenti sono merito di un gioco di squadra, sia l'equipaggio ma anche il preparatore, i meccanici qui hanno lavorato bene, abbiamo risistemato le cose che potevano essere ottimizzate, e alla fine qualche regalino noi ci abbiamo creduto, abbiamo tenuto duro e sull'ultima siamo riusciti a strappare questo podio che è eccezionale. Un podio che fa sempre piacere, una gara che è poi la vostra gara. Sì, ovviamente Rally Città di Pistoia è gara della scuderia, la nostra scuderia, quindi non potevamo mancare, anche perché vincitori l'anno scorso. Un piazzamento inaspettato, perché come eravamo partiti ieri sera, insomma, ci sono state parecchie difficoltà, e da noni ritrovarsi terzi, insomma, è stata una bella scalata. E quindi fa ancora più piacere.